era il palazzo dove c'è la mensa storica dell'università. E quindi noi diciamo sempre, per dare il riferimento, dove c'era la mensa. Dove c'è sempre stata la mensa. Ci sono sempre stati gli uffici ergo, però non era mai stato donato un vero spazio agli studenti. Alla fine lo diciamo sempre, questo è lo spazio veramente donato dal rettore, ex del rettore Loris Borghi, che ha voluto fortemente dare un luogo in mano agli universitari, agli studenti, per poter comunque crearsi proprio delle radici, proprio partendo da un luogo dove poter poi fare delle cose. Da qui poi è nato questo centro, che è appunto il centro per le attività, le professioni delle arti e dello spettacolo, che è un po' la culla della creatività degli studenti dell'Università di Parma. Ad oggi le attività quali sono? I corsi? Allora, partendo dal presupposto che il CAPAS è nato un po' piccolino, erano quelle storiche, quindi il coro storico, cioè erano comunque gruppi. Quindi diciamo storici. Il CAPAS in sé, a prescindere dall'edificio, c'è sempre stato. Allora, il CAPAS nasce esattamente nel 2013. Però ovviamente tutte le attività che adesso convergono all'interno erano un po' sparpagliate, diciamo così, per i vari luoghi universitari. Mm-hmm. Quindi Radio Revolution era in un'altra sede, Parmateneo aveva un'altra redazione molto più piccola, il coro faceva le prove nell'ex sede di teatro in via Cavour, quindi un po' tutto dislocato. Nel momento in cui ci è stato donato questo luogo, si è pensato comunque di farlo nascere proprio come un contenitore delle attività creative e delle attività pare ed extracurriculari del studenti. Quindi oltre alla radio, quindi Radio Revolution, Parmateneo, il coro. Poi cos'altro? Allora, c'è l'orchestra universitaria, che è storica, ormai vive da decenni. È nato il gruppo di musica pop e rock, che l'anno scorso ci ha dato una grande soddisfazione, che è stata quella di suonare davanti a Patti Smith. Il gruppo di musica jazz, neonato, e dove noi abbiamo puntato molto su questo gruppo perché già con quello di musica pop e rock appunto ci sono state grandi soddisfazioni, abbiamo visto veramente la voglia negli studenti di dedicarsi alla loro passione. Tutte le attività del CAPAS, in ogni attività, se si maturano un tot di ore, si ha la possibilità anche del riconoscimento dei crediti. Ci saranno dei nuovi laboratori video e di disegno. Esatto. Da quando? Allora, il laboratorio video, noi, io parlo sempre noi perché siamo sempre con Luigi Allegri un po' a tirar fuori le idee, però è anche vero sì, perché tu sei la coordinatrice e lui è il direttore del centro. Noi siamo qui solo come punto di riferimento, tutto viene fatto poi dalla volontà degli studenti. Noi abbiamo pensato, perché non fare un gruppo un laboratorio video, mirato proprio alla formazione degli studenti per quanto riguarda il video. Che siano e si sa video. Già chi sarà il punto di riferimento? Punto di riferimento sarà Stefano Cattini, e professionista anche lui. Stiamo riempiendo il centro sempre più di professionisti sì, che si prestano agli studenti. Questa cosa devo dire che è veramente molto bella. È una serie di apriamo le porte a più arti, apriamo le porte a più attività. In questo caso ci sembrava anche il video. Perché poi c'è quello della fotografia, se non sbaglio. C'è il laboratorio di fotografia, anche lui, anche questo laboratorio, questo gruppo è nato da poco, è nato quest'anno. E devo dire che sono quasi tutti studenti di comunicazione e media contemporanea per le industrie creative, ma ci sono anche altri studenti di altri corsi. Hanno creato questo gruppo dove, devo dire, sono molto molto attivi. Loro hanno anche avuto subito un'idea, essendo a fine anno, hanno ben pensato di poter farsi conoscere con un calendario proprio 2018 con 12 scatti, e hanno pensato di farlo alle attività presenti nel CAPAS. Quindi nel momento quindi avremo in cui un calendario. Avremo un calendario. E poi le novità sono tantissime quest'anno. Ci stiamo dedicando molto alla danza.
infatti nella sala prova abbiamo uno specchio bellissimo, abbiamo detto è pur ora di utilizzarlo. Adesso la cosa è stata talmente, ha avuto talmente successo, infatti ci sono state 140 richieste e i posti erano soltanto 30, adesso si sta pensando anche di poter proseguire e quindi dare la possibilità agli studenti gratuitamente. Noi ci teniamo. Come si mantiene? Come prendiamo i soldi? Ecco, bella domanda. Il CAPAS si finanzia principalmente con dei fondi che derivano dal dipartimento di l'ex dipartimento di beni culturali, oggi DUSIC, un po' un fondo cassa, che sono soldi comunque che derivano da un progetto che è stato fatto proprio dal dipartimento, e quindi siamo praticamente su quei finanziamenti, non abbiamo finanziamenti esterni. Obiettivi, aspettative per il 2018? Le aspettative sono quelle veramente di far crescere il centro e soprattutto di farlo conoscere sempre di più, perché ci rendiamo conto che non tutti conoscono il CAPAS.